Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore disse ai giudei: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Qualche volta siamo un po' indispettiti di fronte al fatto che se io dico una cosa a quella persona non mi ascolta. Un'altra persona dice la stessa cosa e l'ascolta. Eppure abbiamo detto la stessa cosa. Abbiamo usato la stessa parola. Dove sta la differenza? E poi normalmente qualche elucubrazione la facciamo. Il Vangelo di oggi ci viene incontro. Non so se abbiamo notato, Gesù non dice le mie pecore ascoltano la mia parola. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Si potrà mai ascoltare una voce? Gesù è quello che mette insieme la voce e la parola. Perché in altri passi dice ascoltano la mia parola. Come a dire, non c'è solo una parola oggettiva da dire e tutti si devono adeguare, ma c'è anche un modo di relazionarsi che contiene la parola. Una parola senza relazione è una parola che non ha risultato, anzi, che rischia di produrre esattamente il contrario. E allora Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. La voce di che cosa è sinonimo? La voce in genere è familiarità. Quante volte le voci amiche ricordiamo proprio il tono della voce, lo riconosci in distanza. E quanto è bello sentire una voce che conosci in distanza, la distingui tra mille. E riconoscere quella voce in genere ti riempie di gioia, ti dice quella voce la conosco, la aspettavo, è quella voce con cui vivo una relazione, una storia, un'amicizia. Le altre voci a un certo punto sembrano tutte scomparire a favore di quella che già conosci. E allora è dentro lì che riconosci la bellezza, l'importanza di una relazione e quella voce ha anche una parola che comunica e che ha qualcosa da dire. Ed è bellissimo vedere questa cosa, perché ci parla di Gesù. La sua preoccupazione non è quella di essere venuto e proclamare la parola di Dio, punto e basta. Come saremmo molto asettici se la Chiesa si limitasse semplicemente a... Potremmo a questo punto registrare e mandare in giro solo le registrazioni. Ma questo non è nel desiderio di Dio. Gesù ha scelto non solo di proclamare e pronunciare la parola, ma di legare la parola al suo modo di essere, al sentimento che da quella parola emerge, a quella familiarità, a quell'attenzione. E quindi l'importanza di vivere con questi due polmoni che insieme comunicano. Non è forse vero che tante volte nel nostro rapporto educativo o manca l'uno o manca l'altro? Ho troppa familiarità e poi non c'è il contenuto? O tante volte solo un contenuto in cui tieni quelle distanze in cui l'altro non riesce ad entrare in empatia, in simpatia? Dentro una relazione.
E Gesù, mostrando questa figura del pastore e delle pecore, ci mostra come il nostro Dio è un Dio che si compromette nelle relazioni e su cui conta in maniera particolare, perché l'esperienza di Dio diventi un'esperienza di familiarità, di una parola dentro a una confidenza. E la nostra preghiera è importante che sia sentire questa voce di Dio, sentire la voce di Gesù che parla, entrare in questa relazione di confidenza. Altrimenti il rischio è quello, ancora una volta, di un Dio lontano e distante di cui aver paura. Guardate l'Evangelista cosa mette. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Non ha messo mi obbediscono, mi seguono. E allora è ciò che fa muovere il cuore, è ciò che crea non solo confidenza ma sicurezza in quella relazione, quel potersi fidare e affidare. Perché se fosse una parola senza voce, crea dentro di te anche un astio e non una pacificazione. Ma è sentirti dentro in questa esperienza di familiarità. E allora quel Gesù che mostra la sua voce in quelle relazioni, in quel dire le parole, in quell'incontrare le persone, in cui mostra di instaurare una relazione riconoscibile dalla voce. E quindi una voce che mostra la misericordia di Dio. Sappiamo benissimo nella nostra vita quotidiana cosa significa il tono della voce. E che allora di fronte uno che alzi il tono. Quindi non conta più le parole, ma il tono. E Gesù, quella voce in cui seguono. E allora è bello riconoscere il bel pastore, il buon pastore, da questa dimensione. Il Padre me le ha date, nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. La voce di Gesù è la voce di Dio. Allora quanto questo ci impegna allora ad entrare nella logica di questo pastore che conosce ad una le pecore ed entra in questa relazione in cui basta la voce, per poi far sì che la parola entri pian piano. Questo ci allarga la prospettiva nella preghiera personale, nell'incontro intimo con Lui, nel rileggere dentro anche noi in maniera meno dura, meno rigida, anche la nostra vicenda personale, ma dentro in una familiarità. E questo ci porta poi anche al nostro essere credenti, al nostro essere Chiesa, a dare molto spazio alla dimensione della voce, oltre che la parola, anzi con la parola. Di una voce che crei riconoscibilità, che crei familiarità, che crei pace, perché quella voce la senti come tua, non di un estraneo. È una voce che la si sente tra mille. Quanto sarebbe bello se un ospite, incontrando qualcuno di noi, dopo averci incontrato, pur non sapendo, cioè pur non avendogli detto che siamo cristiani, che viviamo l'esperienza della fede, possa andarsene via con una familiarità dicendo: quella voce che ho sentito è una voce unica che so riconoscere tra mille. Questo è l'azione della Chiesa che crede e che lascia un segno di riconoscibilità. Non sono i grandi proclami,
ma è un modo di essere riconoscibile tra mille e che dicono la differenza, come lo è stato per Gesù. E allora il sentirci parte di questo popolo, di un popolo in cui Gesù conosce l'una ad una le proprie pecore e alla sua voce lo seguono, perché sanno di non essere abbandonate, perché sanno di questa riconoscibilità, sanno di questo legame che non può venire meno.